abbiamo incollato con il silicone. Ci sono anche tecnici e dirigenti dell'ANAS tra i nuovi indagati nell'inchiesta sulla cosiddetta Galleria della Morte, il tunnel compreso tra le Serre e Mileto, in cui tra novembre e marzo scorso sono morti 5 giovani della piana di Gioia Tauro. Ad iscriverli nel registro degli indagati la procura di Vibo Valentia, dopo aver proceduto al sequestro della zona. Si tratta del direttore dei lavori del lotto di ammodernamento del tratto, Giovanni Fiordaliso, e dei progettisti del tunnel artificiale, Franco Forni, Salvatore Scoppetta, Antonio Grimaldi e Salvatore Esposito. I 5 si vanno ad aggiungere agli 8 precedenti, per un totale di 13 indagati, con accuse che toccano, in più casi, l'omicidio colposo. I consulenti nominati dalla procura vibonese si accaniscono, in particolare, sul malfunzionamento dell'impianto di illuminazione della galleria e sulla mancanza di barriere protettive, assenti già a partire dal progetto. Errori di base, quindi, ma anche di mancata manutenzione, visto che secondo la procura sarebbe toccato all'ANAS intervenire sull'illuminazione malfunzionante. Intanto, proprio l'ANAS sta allestendo sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria un cambio di carreggiata con transito a doppio senso di circolazione sulla carreggiata nord, nel tratto in cui si trova la galleria Tremisi-San Rocco appena sequestrata. Chiusa l'autostrada tra gli svincoli di Sant'Onofrio e Rosarno, il traffico viene deviato sulla statale 18. Tiziana Bagnato per la CNews 24.